Siamo con il capitano dello United Aprilia, Tropiani, una partita molto sofferta, molto bella dal punto di vista agonistica. Servivano i tre punti però per continuare a mantenere inalterate le speranze di arrivare comunque al vertice della classifica. Ce l'avete fatta? Sì, beh, sapevamo chi era l'avversario. L'avversario molto in gamba, sicuramente una delle predilette a vincere questo campionato. Giocatori tutti d'esperienza, come hai potuto vedere sia te che tutti gli spettatori che c'erano quest'oggi a Rosselli. Noi ce l'abbiamo messa tutta, dove non è arrivato le gambe è arrivato il cuore. Questa partita ha portato dei tre punti importanti sia a livello morale che a livello tecnico e tattico, ne avevamo bisogno. L'impressione è che questa partita vada un po' stretta per il livello di questa categoria, una partita che si poteva tranquillamente giocare secondo me anche almeno in Serie C2. Le due squadre hanno comunque dimostrato di avere un grande livello tecnico e soprattutto anche delle soluzioni offensive niente male. Sì, possiamo benissimo disputare entrambi le squadre un campionato di categoria superiore, perché no, però vogliamo bassi e ragioniamo giornata per giornata, cerchiamo di arrivare alla meta finale che è quella del divertimento e quindi della vittoria. Noi quest'anno non ci nascondiamo, vogliamo vincere il campionato e niente, ogni sabato però ragioniamo per poter far sì che questo accada sia in casa che fuori. Qualche volta ci riesce bene, qualche volta meno, però continuiamo così. Ultima domanda, telegrafico, cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno in questo pomeriggio? Guarda, mi è piaciuto di più da parte di entrambi le squadre il mordente, non abbiamo mollato in entrambi le situazioni e quindi quando vedo delle partite così mi diverte veramente, anche a 33 anni mi sembra di tornare 10 anni indietro, quindi mi diverte molto. Meno niente, dai, oggi è stata una bella giornata, abbiamo vinto, quindi preferisco ricordare solo le cose positive. Mister Serpietri del Pomezia, insomma un pomeriggio sfortunato, la sua squadra ha giocato ottimamente. Possiamo dire che ci sono state delle situazioni in cui però vi siete forse distratti un po' troppo, soprattutto da 2 pari al 4-2, quei 30 secondi sono stati veramente decisivi. No, 30 secondi, i classici nostri 10 minuti, e purtroppo ogni partita... Secondo tempo abbiamo sto calo di 10 minuti che comunque sia perdiamo un po' la testa e niente, sono stati bravi a fare 2 gol, stiamo lavorando proprio per colmare sto gap e mo vediamo il futuro. Comunque la squadra mia è viva, comunque è una squadra che viene qua e se la gioca e costringe la squadra allestita per vincere il campionato nella propria difesa, quindi sono più che soddisfatto. Una partita giocata alla pari dove le occasioni da rete nel mio personale tabellino praticamente sono state identiche dal punto di vista numerico. C'è stato l'infortunio di Bernardini, speriamo naturalmente non si tratti di nulla di grave. Cosa è successo? Niente, c'è avuto una distorsione, probabilmente ha messo male il piede sul contrasto. Mo vediamo, c'è il dottore che lo sta visitando, speriamo solamente una lieve distorsione, ecco, solamente quello, perché comunque a noi è fondamentale Daniele. L'impressione che comunque il campionato si decida molto più avanti. Sì, io sono sempre dell'idea che comunque la squadra da battere è la mia. Nel senso, alla fine dell'anno sicuramente noi staremo lassù. Quindi io ne sono pienamente convinto che dovranno fare tutti i conti con noi, sicuramente.